Ciao a tutti ragazzi, è il momento di parlare del futuro di Destiny. Bungie, per festeggiare i 10 anni dell'anniversario dell'uscita del gioco, ha finalmente parlato di Destiny 2 Frontiere, cioè quello che vedremo in estate 2025, che si prospetta essere una vera e propria rivoluzione sotto diversi punti di vista. Parleremo di attività, di loot, di modello stagionale e tanto altro. Ovviamente sia chiaro, queste sono solo informazioni preliminari, tante cose possono essere soggette a cambiamenti e non abbiamo ancora parlato di progressione e altre cose. Quindi da qui ai prossimi mesi aspettatevi sicuramente altre informazioni. Altra cosa, prima di iniziare, Bungie ha deciso di affrontare questa prima parte con solo degli articoli, senza trailer o presentazioni, perché probabilmente il tutto è ancora in fase molto embrionale, ma ci teneva ad informarci probabilmente prima del solito. Quindi detto questo, iniziamo. Cominciamo col dire che ci sono tante informazioni di cui parlare, ragazzi, quindi cercherò di essere conciso nel miglior modo possibile. Avrei potuto prendervi pezzi della stream, ma ho pensato che riformulare alcuni concetti fosse la scelta migliore. In descrizione e nel primo commento, come sempre, troverete i vari capitoli con le informazioni che eventualmente cercate. Cos'è Destiny 2 Frontiere? È il nome in codice del prossimo anno di Destiny, che con sé porta anche una roadmap aggiornata. L'obiettivo di Bungie è cambiare il modello annuale di Destiny, portando alla luce due espansioni annuali, la prima che arriverà in estate 2025 con il nome in codice Apollo, la seconda in inverno chiamata Behemoth. Queste espansioni avranno una durata di circa 6 mesi, anzi di 6 mesi, senza circa, e ovviamente saranno a pagamento, prezzo che però ancora non si conosce. Le espansioni porteranno con loro nuove storie e campagne, di cui parleremo dopo perché ci saranno dei cambiamenti sostanziali anche qui, nuove location, nuove missioni, nuove armi e armature, ovviamente così come anche raid e dungeon. Insieme a queste espansioni arriveranno anche le nuove stagioni, che però saranno sempre e comunque gratuite per tutti i giocatori. Quindi il grande cambiamento sta qua. Season Pass, annessi, le stagioni porteranno con loro grossi aggiornamenti in termini di gameplay e attività e saranno due per ogni espansione. Questa volta, se la roadmap rimarrà così, sarà facile e intuibile capire che vanno in base ovviamente alle stagioni, quindi ci sarà quella dell'estate, autunno, inverno, eccetera eccetera. Le prime due stagioni gratuite saranno Arsenal e Surge e porteranno con loro nuove attività, ma anche vecchie attività rivisitate, nuovi artefatti, nuovi modificatori di gameplay e sfide, nuovo meta per le armi e nuovi eventi. Analizzando questo nuovo concetto, Bungie ci viene a dire che il modello fino ad ora usato era diventato un po' troppo rigido, le espansioni hanno iniziato a sembrare troppo stereotipate e finiscono con troppa fretta e troppa poca rigiocabilità. Crediamo quindi, continuano i devs a dire, che sia giunto il momento che Destiny cambi e si evolva e che anche la nostra community voglia il gioco che cresca e si innovi. E io aggiungerei anche meno male, perché appunto era ora. Il primo schema che romperanno quindi è quello delle espansioni, passando al modello di due espansioni medie e non di una grande come il classico DLC appunto annuale. Questo permetterà a Bungie di lavorare in maniera diversa a questi contenuti, quindi è una questione interna loro di gestione del personale, per sperimentare e innovare. Ormai il sistema vecchio è datato delle classiche espansioni con storia che bloccava letteralmente lo studio per mesi, appunto per creare quel grosso contenuto annuale. Stanno provando a fare qualcosa di diverso, prendendo spunto da campagne non lineari con esplorazioni simili a quelle che abbiamo avuto per esempio nella città sognante, e anche formati più insoliti come i roguelike per esempio o i survival. Insomma, ogni espansione sembra che darà un tocco nuovo e diverso a Destiny, appunto sperando che questo sistema funzioni. Il tutto, come dicevo, avrà inizio con il primo DLC chiamato Apollo. Si vedono delle immagini che richiamano navicelle spaziali e altre forme che non conosciamo e di cui ovviamente non ci parleranno nel dettaglio adesso. Quello che ci dice Bungie però è che Apollo sarà la prima espansione della nuova saga pluriennale di Destiny, quindi è confermato il fatto che Destiny avrà un nuovo nemico, chiamiamolo così, oppure qualcosa da affrontare. Non abbiamo dettagli di chi o cosa sarà, né tantomeno dove saremo, perché è importante, ma non lo sappiamo ancora. Difficile secondo me pensare al sistema solare con questi colori appunto che vedete qua, però vedremo. Anche questa saga si baserà su un tema principale, proprio come l'oscurità nella saga appena conclusa, ma l'approccio anche qui sarà diverso. Non saranno DLC che seguiranno una storia lineare, bensì fanno riferimento ad una ragnatela, quindi sarà un arco narrativo pluriennale a mo' di costellazione, che però appunto queste costellazioni saranno unite da un unico tema centrale che ovviamente scopriremo più avanti. Cos'altro sappiamo di Apollo? Apollo non avrà una storia lineare,
Se fino ad ora la storia degli DLC è stata affrontata di missione in missione, appunto con queste fasi lineari, quindi una missione finita, ne sbloccavo un'altra e così via, un sistema classico per intenderci, Apollo sarà l'opposto. Arriveremo nella nuova location e dopo la prima missione avremo la libertà di esplorare e giocare le missioni che troveremo in base alla nostra esperienza di gioco nell'ordine che vogliamo noi. Ovviamente il tutto sarà creato e fatto in modo che, anche affrontando la campagna in questo modo, nulla sarà lasciato al caso e avrete modo di vedere tutto quello che il DLC avrà da offrire. Ma l'unica cosa che cambierà è che lo faremo al nostro ritmo. La cosa interessante è che il discorso di questa trama non lineare, secondo loro, si sposa bene con questa espansione, ma vogliono continuare ad innovare con le altre espansioni e adattare questo approccio, appunto, in base alla storia di quel DLC. Quindi è probabile che il DLC che vedremo ad inverno 2025, quindi Behemoth, avrà un approccio diverso, quindi magari avrà una storia che potrebbe essere, appunto, come hanno detto loro, un roguelike, un survival o qualcos'altro del genere, insomma. Per le stagioni invece sembra essere fatto un passo indietro, diciamo così, soprattutto in termini di tempistiche. I tre episodi verranno rimpiazzati dalle solite quattro stagioni annuali che conosciamo bene, due per DLC completamente gratuite. E questa è la cosa importante, che le stagioni saranno completamente gratuite, quindi le espansioni di per sé non avranno probabilmente nessun pass aggiuntivo o versioni deluxe. Le stagioni avranno nuovi assalti, missioni esotiche o modalità completamente nuove come assalto furioso, ricompense con armi e armature e modifiche del manufatto, ovviamente nuovi eventi settimanali, nuove funzionalità e una balance patch per cambiare il meta. La grossissima differenza qui sta nel fatto che tutti i contenuti stagionali, appunto, saranno completamente gratuiti, come lo è stato fondamentalmente Into the Light, e l'unica cosa che si pagherà saranno le espansioni, di cui però, appunto, come vi ho detto prima, non conosciamo ancora il prezzo. Ora, entriamo però nello specifico, perché dobbiamo parlare di attività, ricompense e del portale. Iniziamo proprio da quest'ultimo, che ci aiuterà anche a spiegare altri concetti dopo. Con l'arrivo di Frontiere, Bungie introdurrà un nuovo sistema chiamato il portale, che andrà a sostituire l'attuale navigatore, per intenderci. Questo perché fino ad ora il navigatore è sempre stato molto bello da vedere, però molto ma molto confusionario, soprattutto per i nuovi giocatori. Questo perché il gioco, ovviamente, durante gli anni è cresciuto molto ed è difficile stare dietro a tutto, soprattutto in questa mappa che poi ovviamente si ingrandisce sempre di più. Quindi la soluzione qual è? Sostituire il navigatore con il portale. Qui vediamo solo un mock-up, quindi è solo una schermata di test. Non sarà così scarna, non saranno tanto meno in bianco e nero, ma è un modo solo per farci visualizzare quello che hanno intenzione di fare. Questo design dovrebbe rendere più semplice la navigazione, dividendo i contenuti in categorie ed evidenziando quelle dove magari ci sono quest attive. Il portale ovviamente verrà aggiornato ogni volta che ci sono nuove attività stagionali e non, così da rendere più fruibile tutto a tutti. Le categorie saranno così composte: ci saranno le solo ops, che sono attività da 1 a 3 giocatori, che hanno bisogno di poca comunicazione e che quindi si possono fare anche in solitaria. Qui dentro vedremo anche delle nuove attività di cui Bungie ci parlerà presto. Poi ci sono le Fireteam Ops, attività da 3 giocatori che si possono fare in matchmaking o in gruppi pre-made con un minimo di coordinazione, come assalti, assalto furioso e le attività stagionali. Le Flashpoint Operation invece saranno le attività da 6 giocatori da fare sempre in matchmaking o in pre-made. Questa categoria verrà introdotta più avanti durante il prossimo anno, non appena saranno a disposizione più attività di questo tipo, con attività più caotiche, diciamo così. Le Pinnacle Operation saranno la categoria per le attività da 3 giocatori con i contenuti più difficili, come i dungeon, le missioni esotiche, assalto furioso per esempio a 50 ondate e probabilmente cala la notte. Poi ci sarà il Crogiolo, che verrà trattato più o meno allo stesso modo, con la possibilità di scegliere quale attività da fare direttamente da qui. Questo sistema porterà con sé anche il nuovo sistema di ricompense giornaliere, con la possibilità di avere ogni giorno alcune attività che offrono diverse ricompense aggiuntive, come per esempio armi specifiche, armature specifiche o materiali rari. Un sistema di daily, fondamentalmente, che può aiutare a far tornare a giocare giornalmente, appunto, i giocatori se vogliono uno o l'altro loot. Detto questo, due cose mancano all'appello in questa lista, vi starete sicuramente chiedendo dove sono i raid e azzardo. Allora, i raid, essendo il contenuto principe di Destiny, manterranno l'attuale sistema. Questo perché il portale avrà la possibilità anche di mettere e scegliere alcuni modificatori che potrebbero dar fastidio, diciamo così, all'esperienza dei raid. Quindi per il momento non verranno implementati in questo sistema. Azzardo idem, si potrà continuare a far partire scegliendolo dalla mappa, come abbiamo sempre fatto. Non sparirà completamente,
parte e verrà messo nel portale solo in un successivo momento, pensando anche ad un rework eventuale per farlo diventare magari un evento a tempo determinato. Insomma, sembrerebbe che Bungie non lavorerà troppissimo ad azzardo e probabilmente verrà pian pianino declassato, magari chissà appunto a evento stagionale o appunto evento settimanale. Bene, andiamo avanti perché ovviamente non abbiamo finito, dobbiamo parlare di attività e a questo punto ci saranno dei cambiamenti sostanziali anche a queste per quanto riguarda ovviamente la parte centrale del gioco. Qual è il problema che Bungie vuole risolvere con le attività core del gioco? Sicuramente la scarsità delle nuove proposte che arrivano con le stagioni, con poche opzioni di difficoltà, a volte nessuna opzione, e le attività rituali che spesso venivano ignorate dalla maggior parte dei player. Questo ha portato Bungie a dare la possibilità ai giocatori di personalizzare ogni volta la propria esperienza di gioco, andando a mettere tutti i modificatori a scelta per i giocatori. Anche qui vediamo delle schermate che sono solo dei mock-up e non riflettono, ragazzi, mi raccomando, il concept finale. Tutte le attività PvE del gioco ora avranno la possibilità di avere questa schermata con la possibilità di scegliere sia la difficoltà in termini di luce e sia la difficoltà in termini di modificatori. Questi modificatori si dividono in regole, gameplay, livello di nemici e punteggio. Queste saranno fondamentali per ricevere ricompense adeguate alla difficoltà, di cui parleremo dopo, e introdurranno nuove meccaniche come la possibilità di dare nuove abilità ai nemici per aumentare la difficoltà, quindi non solo in maniera artificiale, come succede adesso, per esempio semplicemente aumentando il livello di potere. Così come anche cambiare il nostro di gameplay tramite sfide specifiche per appunto utilizzare uno piuttosto che un altro loadout. Questo introdurrà anche un nuovo sistema di punteggio che aumenterà in base alla difficoltà scelta e al punteggio del nostro team, ma anche a quello nostro personale. Quindi alla fine dell'attività il nostro punteggio sarà una moltiplicazione tra bonus e malus scelti, quindi modificatori, livello di potere, il punteggio del team e quello personale, che tiene conto anche dei bonus dell'artefatto che varia ovviamente da giocatore a giocatore. Questo permetterà di andare a targettare diverso loot in base all'attività scelta, che può droppare in base al punteggio fatto. Se per esempio faremo un punteggio argento riceveremo solo poche cose, se faremo un punteggio oro o platino riceveremo fino ai punta e agli engrammi esotici. Ovviamente se arrivare a fare oro o platino sta a noi e alla difficoltà che sceglieremo e a modificatori appunto che sceglieremo. Questo, attenzione, non vuol dire che le vecchie attività andranno via, ma riceveranno tutto questo nuovo sistema, comprese ovviamente anche le nuove attività. Il crogiolo invece sarà gestito a parte, nonostante Bungie ha voglia di introdurre sistemi del genere anche lì, dove magari possiamo scegliere che tier di giocatori beccare in matchmaking, per esempio. Su questo devono ancora lavorarci e al lancio non sarà disponibile scegliere i modificatori per il crogiolo. Con questo sistema però come funzionerà il matchmaking? Ovviamente funzionerà per tutte le attività che lo richiedono. Alcune di queste attività avranno dei preset di difficoltà preimpostate che permetteranno l'uso del matchmaking. Se invece vi spingerete oltre e cercherete la sfida andando a mettere modificatori custom, ovviamente il matchmaking lì non sarà disponibile perché non potete imporre le vostre scelte ad altri giocatori. Però c'è sempre il Fireteam Finder che potete usare all'interno del gioco, usando e andando a chiedere di condividere le vostre scelte con altri giocatori. Visto che abbiamo accennato alle ricompense, vediamo come cambiano e cosa ha intenzione di fare Bungie al riguardo, soprattutto ora che conosciamo il sistema di punteggio. Qual è il problema che Bungie sta cercando di risolvere con questi cambiamenti riguardo il loot, soprattutto quello stagionale? In passato, anzi come adesso, il problema principale è che per prendere determinate ricompense abbiamo poca scelta, come appunto le armi stagionali. Questa scelta poi si riduce solo ed esclusivamente a prendere i telai rossi per craftare le armi, e poi il tutto perde di interesse veramente molto in fretta e in pochi continuano a giocare, ed il tutto gira intorno alla fortuna di trovare prima il drop rosso piuttosto che intorno alla skill o al livello di maestria appunto del giocatore. Quello che succederà è che l'equipaggiamento leggendario sarà diviso in tier, in livelli per intenderci. Il primo livello sarà quello delle attuali leggendarie. Il drop poi potrà arrivare fino al livello 5, dove invece arriveremo ad avere una situazione simile a quella delle attuali armi adepto, con la possibilità di avere statistiche e bonus e perk potenziati, compresi i mirini, i caricatori e il perk unico delle famiglie delle armi appunto che ce l'hanno, come vediamo appunto in questo mockup. Quindi avere loot di livello 5 potrebbe avere un senso ora. Stessa cosa per quanto riguarda le armature, anche se lì ancora devono farci vedere qualcosa di concreto, come appunto qualche immagine. Dovrebbero avere più o meno lo stesso sistema di livelli, con qualcosa che si avvicina a quello che sono attualmente le armature artificio. Mi aspetto che qui Bungie faccia anche qualcosina in più,
secondo me, per le armature, per dare un senso più importante alle armature e ai vari set che possiamo usare nelle varie attività, per aumentare il build crafting e non rendere i set di armatura solo dei decori una volta trovato il god roll di statistiche. Come si prenderanno però queste nuove leggendarie con i vari livelli? Semplice con il sistema di ricompense che vi ho appena spiegato. Maggiore sarà il punteggio ottenuto all'interno di una attività, maggiore sarà il livello della ricompensa. Le singole armi e armature ovviamente saranno esclusive di singole attività, quindi si potrà targettare, diciamo così, il loot se volete prendere un'arma o un'armatura specifica. In più verrà introdotto una nuova visualizzazione del nuovo gear stagionale che verrà evidenziato rispetto al passato per farlo spiccare rispetto a quello vecchio, tra virgolette. Così facendo avremo la possibilità di vedere subito qual è il pezzo aggiornato di quella singola stagione, perché poi ci sarà un aggiornamento anche dell'artefatto stagionale con nuovi perk che ci indicheranno proprio di usare quel gear per incentivare il refresh dei nostri personaggi. Questo ovviamente non renderà il vecchio loot obsoleto, si potrà continuare ad usare e a droppare soprattutto, semplicemente non avremo la possibilità di usare i bonus dell'artefatto per quei mesi là. Per quanto riguarda il crafting, ovviamente anche questo rimarrà e servirà ancora per craftare i roll specifici di alcune armi, però Bungie apporterà dei cambiamenti anche qui che ci diranno in futuri articoli, perché vogliono che il crafting sia un'alternativa alla ricerca delle armi e non la sola e unica via come adesso fondamentalmente, il che sicuramente fa ben sperare. Come vedete sono tante le informazioni da digerire, io spero che sia tutto abbastanza chiaro come primo passo verso Destiny 2 Frontiere. Le notizie delle prossime settimane / mesi saranno tante e noi come sempre saremo sempre in prima linea per seguire e informarvi su tutti i cambiamenti che Bungie ha in mente per Destiny da qui in avanti. Vi ricordo che tutto questo è in arrivo la prossima estate e che di fronte a noi ci sono ancora due lunghi e probabilmente faticosi episodi. Detto questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre cosa ne pensate di questa nuova linea che seguirà Bungie, se vi intriga, se vi interessa, se vi convince oppure no. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Se siete arrivati fino a questo punto del video io vi ringrazio tantissimo, lasciatemi un like al video se vi è stato utile o vi è piaciuto e ricordatevi di condividerlo con i vostri amici. Se vi piacciono i contenuti che porto considerate la possibilità di abbonarvi al canale, perché sarebbe un supporto enorme per me e per darmi la possibilità di continuare a creare contenuti per tutti voi. Voi dall'altra parte potrete usare le emote esclusive per gli abbonati direttamente nei commenti qui sotto e venire riconosciuti dalla community proprio come accadrà adesso.